Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna. Ho alle spalle una foto di una delle spiagge pietrose che ci sono qui nei dintorni e approfitto di questo momento di calma. Oggi è una giornata un pochino coperta, domani è previsto tempo splendido e sarà praticamente l'ultimo giorno, anche se ci sarà un pezzetto forse del sabato. Ecco che arriva il Carletto, vieni, vieni pure, sto registrando un Buongiorno, breve video scusami. e non ti scusare, fai come fosse casa tua. E come promesso vi faccio vedere parzialmente, parzialmente perché alcuni sono proprio confezionati, e i pensierini presi per i figli. Allora, e poi ho preso una cosina che era troppo carina, però in trasparenza si vede. Allora, siamo andati in questo negozio dove siamo andati anche l'anno scorso di artigianato sardo qui a Budoni che si chiama Basoni, artigianato sardo Basoni. Fanno coralli, filigrane, vendono anche dei profumi tipici del luogo e poi hanno queste meravigliose t-shirt a tema Sardegna. Allora, per nostro figlio abbiamo preso, si vede in trasparenza, una maglietta con i quattro mori e scritto in rosso Sardegna, no? Con qui una corda marinara rossa e l'immagine è classica nera con la fascia bianca. Sardegna. Questo è della figlia, del figlio, scusate, di Roberto. Poi per la figlia, perché erano divise tra uomo e donna. Dice che differenza fa? Beh, sì, nel senso che quelle della donna sono un po' più sciancrate. Questa è della figlia, cioè, poi ci ho un po' pensato perché si era un po' spaventata quest'estate al mare, alle Cinque Terre, perché aveva trovato un geco in cucina, paventata, insomma, non era stata proprio incontro, senza pensarci, l'inconscio a volte. Gli abbiamo preso una magliettina bianca con in varie tonalità di marrone, giallo, comunque colori molto estivi, dorati. La sagoma di un geco, così si desensibilizza, si scherza, eh? E sempre naturalmente nello stesso negozietto, eh? C'è un sacco di cose carine, se vi trovate a Budoni vi consiglio di andare. Artigianato sardo Basoni. Poi per me ho preso questa magliettina, questa ve la posso far vedere perché non me la sono fatta confezionare. Perché il tema del disegno c'era proprio scritto Gattaluna e poi sotto Sardegna. Cioè, cosa c'entra con la Sardegna? Forse non molto, anche se in effetti qui le case hanno proprio i tetti fatti con queste tegole curve. Ok, c'era scritto Gattaluna nell'etichetta col prezzo, che era qua. Ho chiesto se non si poteva tenerla perché loro lo devono staccare per l'inventario. Ma fidatevi, si chiamava Gattaluna questa maglietta per, come dire, contraddistinguerla a livello di inventario da quella lì che si chiama Quattro Mori e da quell'altra per esempio che si chiama Geco, oppure da tutti gli altri mille soggetti. Di solito è un bel cotone, ecco, e questa ve la faccio vedere. Io l'ho presa per me una L, non mi ricordo neanche se è modello donna o uomo, forse è donna, sì, ecco, perché quello donna, vedete, è meno squadrato, ha la manichina così e non la classica manica squadrata della t-shirt ed è leggermente sciancrata in vita, ma proprio leggermente. Non guardate le braccia, mollacchiotte e come vedete qui c'è la gatta con una gattina o un gattino con un cuccioletto. Sono nere, almeno sembrano nere, anche se di notte tutti i gatti paiono bigi. Ricordiamocelo, e questa è la maglietta. Ho preso, ripeto, la L, anche perché io sarei una M, anche perché come vedete vestono abbastanza snello. La stampa è così leggermente gommata, quindi andrà sicuramente stirato a rovescio. E dicevo, è i colori, ma credo si veda, c'è questo, c'è il celeste e ha due colori, celeste e bianco su sfondo nero. C'era solo questa, solo questo colore e del resto, ripeto, è una scena in notturno. Ho pensato Gattaluna,
la maglietta è mia, volevo tenere l'etichetta ma non si poteva. Poi non finisce qui, vedete, è confezionata in una plastichina con il classico cartoncino. Questo lo conservavo quando i figli erano piccoli per fare magari dei disegni delle cose. Adesso ovviamente non serve. Ma perché buttarla? Adesso vediamo se ne possiamo fare qualcosa. E poi per la figlia le ho preso una... Tanto diciamo, mia figlia, no, nostra figlia Elenoccia non guarda i video di YouTube, guarda Instagram ma non i video di YouTube. Il nostro figlio Roberto non va sui social, quindi... Però non glieli ho aperti perché erano già tutte confezionate, tanto vi ho detto, avete visto come sono fatte. Poi per la Elena abbiamo preso una bottiglina, credo contenga 500 millilitri, 450 millilitri, di un liquore locale che producono qui ed è molto profumato, è un liquore di mirto. C'era mirto rosso e mirto verde. Mi sono convinta a prendere quello rosso, sardi all'ascolto, ditemi voi se ho fatto bene, mi sono convinta a prendere quello rosso perché la dicitura faceva, erano della stessa marca, però faceva riferimento quello rosso a un procedimento più naturale di confezionamento, e allora mi ha convinto, ho detto prendiamo questo qua. Per la cronaca sono completamente struccata, però vedete la bronzatura dà quel pochino di allure che sembra che uno è un po'... Non è che sia molto abbronzata, però quel pochino sembra che sei truccato, insomma. E poi ho sempre questi sfondi bianchi che esaltano. Ma dove credi di andare? Quindi niente, io e la mia maglietta, scusate, dice provala, no, perché prima di tutto c'è da coprire bene il microfono e in secundis mi dà caldo solo a vederla, perché questi ultimi due giorni sono stati un pochino umidi, però domani, assistente Lucchio, ascolta anche te, domani è previsto un tempo bellissimo, momento ASMR con carta di caramella. Domani sì, oggi dovrebbe anche piovigginare, faremo un tentativo in spiaggia e poi vediamo. Oggi l'abbiamo dedicata a dei giretti stamattina e vedrete i video relativi a quei giretti che abbiamo fatto e niente, se proprio il tempo è brutto andremo da qualche parte. Domani invece, ripeto, dovrebbe essere bello tutto il giorno e sabato in realtà quando ci dobbiamo imbarcare ci sarà vento forte a 30-40 km all'ora, per cui andremo verso Zena, bordeggiando e insomma speriamo che la nave... No. Perché quando siamo partiti da Genova per arrivare ad Olbia, a Genova non c'era vento, tutto normale. Appena siamo partiti alle 21:15 precise, il traghetto è stato puntualissimo, il traghetto della Moby, sono partite delle raffiche di vento da paura, che dopo qualche minuto l'altoparlante ha detto si prega ai signori passeggeri di non andare sui ponti, di reggersi agli appositi corrimano e preferibilmente stazionare nella propria cabina, cioè a dire andate in cabina e aspettate la morte per annegamento. È sceso un silenzio in tutta la... mentre prima si sentiva anche dalla cabina un pochino la gente che andava a pranzo, a cena, eccetera. E comunque è sceso un silenzio tombale e la nave scricchiolava tutta, c'era un rumore. Ho un po' stentato ad addormentarmi proprio per il rumore, anche se non ho provato mal di mare assolutamente. Niente, poi alle 2 precise il vento è calato, tutto si è placato e mi sono addormentata. Siamo arrivati con un leggero ritardo e all'incirca abbiamo attraccato con un'oretta di ritardo, anziché le 7:15, le 8:15, però insomma niente di sconvolgente, così abbiamo anche dormito un po' di più e niente. Quindi, e qui il tempo era stupendo e via così. Più che vento c'era brezza, c'è stato molto vento invece qui stanotte
fatti dalle persiane, vedevo proprio il che erano caduti tutti gli stendini, il nostro no perché lo avevo appoggiato proprio al muro. Vabbè, comunque poi c'era su poca roba, quindi non pesava niente. E quindi, ahi noi, il giorno che partiamo ci sarà in mare un vento furioso, speriamo bene. Speriamo bene. Detto ciò, amiche e amici, spero di potervi rivedere a casa e quindi trasmettere da casa. Non so se riuscirò a fare altri video fin tanto che siamo qui. E comunque intanto vi saluto, amiche e amici, spero con questo breve video di pochi minuti di avervi interessato. Torneranno i video di trucco, torneranno i video chiacchiere. Diciamo che ci siamo un po' rilassati in questi giorni, abbiamo fatto dei piccoli video, non ho fatto video di trucco, ho fatto quelli che avete visto, erano stati già registrati a casa, perché vedete, lo vedete dalle immagini che sono fatte da casa, e non abbiamo registrato dei video. L'anno scorso abbiamo fatto anche dei video in coppia, quest'anno avevamo proprio bisogno un po' di scaricare la stanchezza. E quindi niente, alla prossima. Amiche e amici, ricordatevi come sempre di fare ciò che vi fa stare bene. Vi saluta anche l'assistente che è lì sul computer. Ciao, ciao! E un bacione, alla prossima!